mio Dio, quanto è profondo, raga. Madonna, quanto miasma. Non vorrei dire, comunque, ma... Fornace della prima fiamma, ovviamente. Come lo chiamiamo questo? Scheletrino? Lo sapevo. Questo non è il mondo che conosco. Space Gamers, benvenuti ad un nuovo episodio di Zelda Tears of the Kingdom. Ragazzi miei, oggi ho preparato un bel episodio. Allora, andiamo con calma. Cosa ho fatto off camera? Niente di che. Ho fatto un po' di sacrari, come potete vedere sono aumentati abbastanza. Ho preso un cuore e un portavigore in più. Però sono andato in giro a, diciamo, programmare l'episodio. Prima parte dell'episodio, ragazzi, è giunto il momento di andare nel sottosuolo. Ho parlato alla torre di guardia con l'assistente di Pruna e il professore. E siamo qui. Siamo giunti al fatidico momento. Seconda parte del video, se riusciamo, se il sottosuolo non risulta essere una cosa troppo lunga. Seconda parte dell'episodio, ho adocchiato, eccoli qua, due timbri. Cosa sono questi timbri? Sono le fate radiose, che però dobbiamo sbloccare facendo una quest. E questa quest ci porta in questa zona qui. Dobbiamo capire dove, però tutta quest'area qua dovremmo trovare un NPC. Ma... tempo al tempo, partiamo. Andiamo nei sotterranei. Allora, io non so se devo lanciarmi già da subito o è qui il professore, non lo so. No, il professore non è qui. Quindi mi sa che dobbiamo già buttarci di sotto. Ragazzi, mi sa che è un bel volo, Mio Dio, quanto è profondo, raga. Madonna, quanto miasma. Cambia la musica. Madonna, è buissimo. Eccoci qua, salve. Oh, abbiamo anche una bella mappina qui. I luoghi indicati su tutte le vecchie mappe che hai scoperto fino a questo momento sono stati copiati sulla mappa. Mi sa tanto che i funghi luminosi che abbiamo trovato fino ad adesso potranno servirci. Ne abbiamo 235, penso che bastino. Voi chi siete? Venite qua. Pezzi di vomito. Ma non riesco mai a catturarli queste cose. È mio... lucciola d'ombra, ce l'ho fatta. Strana luce, eh? Cosa sei tu? Radice di Tennis Uoi, una cosa del genere. In realtà la posso premere? Che cavolo sei? È la mappa, forse? Non ho idea di cosa sta succedendo. E se fosse luce? Mi sa che è la mappa. Yes. Yes. Ah, illumina anche l'area circostante. E mi ha curato? No, non ho capito cosa ha fatto. Perché mi sono visti i cuori, boh. Ah, mo sì che si vede. Ci saranno mostri nuovi qua dentro? Ho paura a chiedere. Non lo so, non so perché, ragazzi. Potrebbe anche non c'entrare niente. Però mi dà un po' di vibes di Minecraft. Non so perché. Queste caverne così grandi. Sembrano le nuove caverne di Minecraft. Io sto andando da tutt'altra parte di dove dovrei andare. Sapevo che sarebbe finita così. Ci sono degli spiritelli là. Altre lucciole mie, tutte mie! Sì! Sì! Quante ne ho prese? Bene. Il professore non è qui. Sì. Ho letto un messaggio che mi sa che è andato da quella parte, lui. Quella è un'altra luce che ci può aiutare a perlustrare meglio la zona e a darci una mappa. Vedo cose che si muovono. Cosa sono? Se sono minimamente forti come le... come le mani che escono dal miasma, è finita. Pipistrelli col miasma? Luce. Ah, seguono la luce. Pezzi di schifo. Fatevi sotto. Yeah, fortissimo. Nessun oggetto unico. Sono proprio pipistrelli corrotti. Non sono pipistrelli nuovi. C'avete una cassa voi? Giusto per... chiedo per un amico. Chiedo... boh, non lo so.
Ciao. And the light. Non si vede proprio niente, ragazzi. Cioè, io questa cosa, se non avessi sparato la freccia, non l'avrei mai vista. Nessuno mi impedirà di raccogliere quelle lucciole. Pure il miasma vi prendo per prendere lucciole. Siamo quasi arrivati alla fonte di luce. Io per adesso non sto ingaggiando nessuno. Lo faremo ovviamente, però voglio prima trovare il professore. Ma hanno ingaggiato a me. Vabbè, e che dobbiamo fare, raga? Vai, Sidon, sei fortissimo. Sbaglio o se tippa? Ragazzi, quanta vita hanno? Se mi colpiscono mi mettono il miasma, eh. Mi levano un bordello di cuori. Satanata! Mi serve un po' di luce. Per forza. Ah, via qua, via. A te, alla famiglia tua, va. Tiè, sto soggetto disintegrato. Non c'avevano un cavolo di niente, però mi frego i materiali che... Anzi, i minerali che possiamo rivendere. Chissà che se oggi possiamo fare con lo zonanio. Lo possiamo dare a qualcuno, ci dà degli oggetti, forse? Magari il professore, se lo troviamo. Professore, dove cavolo si è ficcato? Radice? Eccolo il professore. Però attiviamo prima questo, così vediamo un po' l'area. Anche per YouTube. Lo aiutiamo un attimo ad illuminare. Ne ho già intravisto un altro di radice. Ci levano proprio i cuori. Porca Eva. Ah, professore, dove cavolo è finito? Questa specie di radice luminosa emana davvero un sacco di luce. Sembra quasi di essere di nuovo in superficie, ma non è solo la luce, c'è anche qualcos'altro. È come se mi riempisse di energia vitale. Finally, è ora che arrivassi. Ho una cosa da farti vedere. Una statua? Ha due gambe e un braccio alzato sopra la testa. Non ti sembra quella la figura disegnata sul frammento di cui parlava Joshua? Abbiamo visto una specie di geroglifico con questa statua. Non sappiamo se è questa, però siamo qui per questo. È arrivato il momento di usare la scatta immagini. Mi chiedo perché tu non l'abbia ancora usata. Che strano, la scatta immagini è una delle funzioni base della tavoletta di Pruna. Puoi darmela solo un secondo? Abbiamo un'altra funzione per la tavoletta. Sia la scatta immagini che il compendio di Hyrule sono bloccati. Cos'è il compendio? Dammi solo un minuto. Ok, abbiamo un'altra funzione, perfetto. Che vabbè, è la modalità foto però. Ah, il compendio sarebbe il bestiario. Oh, questo è utile. Dobbiamo fare una bella fotina alla statua. Sì, va che bello. Madonna, che professionista. Se hai immortato la statua umanoide con la tua scatta immagine, allora sbrigati. Mostramela subito. Con calma, eh. Sei riuscito a scattare una bella immagine? Oh, sì. Eccola qua, è wonderful. Sei stato molto bravo, sono sicuro che Joshua sarà soddisfatto. Prima la radice luminosa e poi la statua. Chissà quante altre cose si celano in questo luogo. Sono sicuro che se concentrassimo qui le nostre energie saremmo in grado di fare moltissime nuove scoperte. Ma first of all, torna indietro. Ci vediamo alla forte di guardia, non facciamo aspettare Joshua. Tutto qui? Beh, allora... iniziamo. Torneremo sicuramente dalla nostra Joshua, però siamo qui. Io un'esploratina me la darei. Sono curioso dei spiritelli che ho visto dall'altra parte. Ma dirigiamoci verso quella luce. Potrebbe essere un'altra radice quella. Anzi, ne sono quasi sicuro. Dato che fonti di luce non ce ne sono qui. Potrebbe essere solo quello. C'è una quantità disumana di zonanio. Ma veramente da... pipistrelli, spiritelli, tutti miei. Cosa sono? Tutti miei, tutti! Venite con me! Tutti, È una persona... sono due persone. Che cavolo siete? Tutto bene? Sembra l'umanità, ragazzi. Miyazaki, sei tu? Ti voglio bene? Lancia da viandante, lunga gittata. Ciao. Confermo che è umanità comunque. Mi date le vostre armi così andate in pace? Spada soldato. Ma non c'ho più spazio, frate. Aspetta. Bella la spada. Ciao. Lui non è tornato, anche se ho buttato la sua lancia, poveretto. Ok.
Obiettivo, eccolo là. I miei po'. Guarda che suggestione, ragazzi, guardate. Tutto scuro. Con questa foresta mezza morta. Ok, siamo arrivati qui. E io direi che ci esploriamo un po' gli accampamenti adesso. Avranno una cassa questi. Ecco qua. Altra mappina per noi. Io mi sa che ne avevo vista un'altra verso la mia sinistra. Eccola là. Vediamo un po' cosa hanno da offrirci i nostri amichetti. Cioè, avete una cassettina per me? Salve, siete un po' tanti forse? Yeah. Bel potere. Complimenti, Sidon, grazie. Dovrebbe essere un complimento mio. Ah, proprio mi maledicono. Fottuti voi. Aia, i miei cuori. Allora, io direi che forse è il momento di prendere lo scudo. Il pampino gigante. Vai, Sidon, ce la puoi fare anche tu. Bravo. Sto usando la spada del soldato dell'amico di prima. Lascia stare, Sidon. Sidon, un potere. Potere, Sidon. Ah, ok, sono morti tutti. Una curiosità, giusto per capire, no? Se io vado di qua... Ma qua c'è un'altra statua di quello. Se io torno qua, mi purifichi? Ah, sì. Godopoli. Ah, col cavolo, ci sono molte più statue. E se fossero... una via? Abbiamo un indizio? Ok, questa cosa ha suscitato in me molto molto interesse, quindi... vediamo se c'è una cassa qui e poi seguiamo le statue. Non c'hanno niente, cioè proprio zero. Una cassa, un qualcosa, niente di niente. Spada del soldato mi sa che diventerà un nuovo martello per i minerali. Seguiamo le statue, raga. Ah, ho visto dei po' da qualche parte. Fatemeli prendere, che io li voglio bene, quegli spiritelli. Guarda quanti po' stanno là, andiamo a prenderli. Vi salvo io. Non so minimamente cosa siete. Mi prendo anche un po' di malessere qua. Cos'è un capo boblin gigante corrotto dalla morte infinita? Mostri nuovi, raga! Guarda che volo che gli ho fatto fare. Seme luminoso. No, cosa siete? Datemi oggetti unici. Guarda che volo lo sto facendo fare. No, non mi danno niente di unico, raga. Sono scarafaggi. Non vorrei dire, comunque, ma... fornace della prima fiamma, ovviamente. Allora, voglio farmi l'accampamento dei boblin per vedere se hanno una cassa. Perché se non hanno una cassa, io tengo a teorizzare che mi sa che non c'hanno un cavolo questi qua sotto. Ma un po' di fuoco, frate. Tutto buio qua. Prendiamo una torcina. Sidon, dai il potere. Grande Sidon. Venghi, no? Shottati. Yeah. Affancapo a te. C'è un bel po' di vita tu, Tiè. Sono pieni di zonanio, tutti. C'è un sacco di deposito di zonanio qua. C'è una cassa. Allora ce l'avete le casse. Non mi aspetto niente da questa cassa, Però la speranza è l'ultima a morire, dicono. Mamma mia, la cosa più brutta che potevi darmi. Avrei preferito almeno un fiore bomba, guarda. Mi sarebbe andato bene. Raccogliamo tutta sta roba, raga. Guarda quanti ce ne stanno. Si è già rotta la spada. I po'. Tutti miei. Sei un Sassorok, vero? Cosa diamine sei? Sì, è un Sassorok. Dov'è la tua ruccina, Sassorok? È un cavaliere, figlio. Minchia, corazzato pure. Sì, vabbè. Eccola, l'ho trovata. Aia. Mi sta corrompendo però, raga. Cioè, non mi sta colpendo. Ma io come le schivo queste cose? Cioè, pur volendo, no? Mannaggia te. Io non mi posso più curare, sai? No, m'ha preso. Volevo farlo tornare indietro. Troppo veloce. E io non so come schivarlo. Perché è praticamente... mi prende per forza. Round 2. Fight. Tu hai già rotto tre quarti di scatola,
Dai il tuo cavallo, mizzica che mira. A posto. Dai, cadi. Aia. Vuoi cadere e morire? Grazie. Oh. Minchia raga, che fastidio questo. Si rialzava subito. Qualcosa di nuovo. Cristallo di energia Zonao XL. Questo è interessante. Ma il cavaliere è già morto, cioè è esploso subito. Vabbè, gli ho lanciato una bomba esplosiva, effettivamente. Ragazzi? Sì. Sì. Posso camminare sul miasma. Come lo chiamiamo questo? Scheletrino. Fermati. Perché mi sa che siamo arrivati dove la Madonna Santissima. Allora. Calma circospezione. Il gran fibio. Aiutami. Non faccio un danno. Oh mio Dio. No, l'arco. Beh, doveva succedere, no? Masticato proprio. Io pensavo fosse un Inox dopato dal miasma. Invece è proprio un mostro nuovo, raga. Figo. Allora, come lo affrontiamo? Sembra che possiamo fargli danno soltanto nell'occhio. Ora, io con l'arco sapete che non è che me la cavi tantissimo. Però abbiamo un'arma speciale, l'occhio del pipistrello. Possiamo beccarlo nel suo occhio. Fratellino? Vai. Beh, non se ne è fregato molto. Godo. Dove lo dobbiamo colpire, raga? Sono sopra di lui. Niente più. Benissimo, fantastico. Ah, oh, ehi, non si è stordito. Ok, io salgo sopra, raga. Vediamo un po' che succede. Ah, c'è anche tu lo zonanio. Porca miseria, che volo. Ok. Fammi volare. Vuoi! Divertiamoci a romperli tutto. Ok, è una cavolata, raga. Godopoli. Bellissimo questo, mi piace un sacco. Cosa mi dai? Dammi tutte quante le cose che c'hai. Guarda, guarda. Mi danno questi cristalli che non so a che servono. A potenziare la batteria, forse? Saranno questi? Bello, bello, bello. Abbiamo fatto la prima boss fight del sottosuolo. Scheletrino. Il cavallo danzerino. Non lo so, non mi piace però Scheletrino. Troveremo il suo nome. Sto andando un po' alla cieca. Le statue non stanno proseguendo più. Mi sa che le statue sono un vicolo cieco. Si sono fermate a un certo punto. Direi di tornarcene, che dite? Lì c'è un altro coso. Andiamo là, raga. Ultima tappa. Ultima radice e ce ne torniamo in superficie. Mi è piaciuta sta rima. Non si vede una ceppa e mi sto cacando sotto in una maniera. Radice mia. Sei la mia salvezza. Radice, 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 radice. Luce, vi prego, datemi la luce. Questo posto veramente mette un'inquietudine assurda. Anche lì c'è un'altra radice. Magari della prossima esplorazione possiamo partire da qua. Va bene ragazzi, secondo me come primissima volta al sottosuolo non è andata male. Abbiamo un bel po'... La mappa dov'è? Ah! Cioè è... Tutto questo, mio Dio.
Cioè, quante cose abbiamo sbloccato? Questo è quello che abbiamo sbloccato, cioè così piccolissimo. E poi c'è, boh, il mondo. Che macello. È impressionante come piove sempre in sto mondo. È incredibile, con pure i fulmini che rompono le scatole. È stato un big success. Sei tornato. Mostra a Joshua l'immagine della statua umanoide che hai abilmente scattato. Che opera d'arte. Non c'è dubbio, è uguale all'immagine raffigurata sul frammento. Sì. Ti ringrazio, signor spadaccino. Guardando questa immagine risulta evidente che le statue disegnate sul frammento rappresentano delle persone. Questa è una scoperta sensazionale. In altre parole significa che delle persone abitavano il sottosuolo. Se continuiamo le ricerche troveremo altre prove. Ora non c'è tempo da perdere, devo tornare alle mie ricerche. Ma prima vorrei darti un regalo per ringraziarti dell'aiuto. Si tratta di reperti della civiltà Zonao, rinvenuti durante le ricerche del sottosuolo. Ne abbiamo trovati 100 miliardi. Sembrano emanare uno strano potere, così ho pensato che potesse trattarsi di una qualche forma di energia. Forse ti saranno utili mentre cerchi la principessa Zelda. Portali con te. Con il tuo aiuto ho scoperto che quel frammento era in realtà la chiave per sbloccare uno dei misteri del sottosuolo. Per prima cosa cercherò in mezzo agli oggetti rinvenuti nel sottosuolo per vedere se ci sono altri frammenti. Rovali, signor Spadaccino, grazie per avermi aiutata nella ricerca. Qui ho letto Ipo. Che cosa? Prega? Tu che ti rivolgi a me, io sono l'essere che riporta tutti i po' all'altro mondo. I pu. Pu. Cosa sono i po'? Sono dei poveri esseri che hanno smarrito le vie di casa e vagano nelle profondità della terra. Bene, male, sono solo futili concetti di menti limitate. Gli spiriti erranti non rientrano in tali distinzioni. È tipo un purgatorio, eh. Hai già ottenuto dei po'? Sì. Sì, è indubbiamente un po'. Ho riportato lo spirito smarrito nell'altro mondo, dove è giusto che stia. Mi avevano trasportato in superficie e non potevo riportare i po' all'altro mondo. Se ce l'ho fatta è tutto a merito tuo. Accetta questo. Grumo di oscurità, una strana sostanza satura di oscurità e fredda al tatto. Cucinata produce un effetto resistente al miasma, quanto godo. Se mi offri altri po' ti ricompenserò adeguatamente. I miei fratelli, i cui spiriti risiedono in statue molto più grandi di me, si trovano nelle profondità della terra. Se li incontri, prova a offrirgli dei po'. Dove si trovano? Se mi offri 10 po', ti rivelerò la posizione dei miei fratelli. Ma prego. Ho ricevuto la tua offerta, ti rivelerò la posizione dei miei fratelli nelle profondità della terra. Non è molto lontano. Recati nei luoghi indicati sulla mappa. Uno me l'hai fatto. E cerca gli spiriti erranti con i miei fratelli nelle profondità della terra. E uno solo me l'hai dato. Ah, perché io vado qua e lui mi dirà: dammi po' che ti indico dov'è l'altro mio fratello ancora, e così via. Immagino sia così. Allora, voglio vedere se la quest di Rovali e Joshua continua. Quindi mi vado a fare una dormita, magari. Finisce sta cavolo di tempesta che ha già rotto le scatole. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Devo andare al laboratorio. Niente. Andiamo alla seconda parte del video. Quindi dobbiamo dirigerci in questa zona qui per cercare il giornalista. Quindi ci tippiamo qua la torre e ci lanciamo. Già vedo Sacrari da andare a prendere, raga. Segniamoceli. Ragazzi, dobbiamo fare anche questi. Che dici, ce ne facciamo uno? Questi sono geroglifici che non ho capito a che servono, sinceramente. Oh no, c'è il freddo qui. Ah, qua non c'è più il freddo, raga. Completamente a caso. Che cosa dovrei fare io qua? Non ne ho la più pallida idea. Che cacchio è? Esamina. Braccio illuminato. Tipo un ricordo, eh? Mi sa di sì, raga.
Lo sapevo. Questo non è il mondo che conosco. Sono finita nel passato delle leggende, un lontano passato. Questo è davvero il tempo della nascita del regno di Hyrule. Anche noi siamo sorpresi quanto te, puoi credermi. Se sei in grado di manipolare il tempo grazie alla tua gemma segreta come Sonia, non abbiamo motivo di dubitare. Chi è Sonia, mo? Ma come? Io le ho creduto fin da subito. Davvero ti servivano delle prove, Raul? In lei avverto sia il mio potere che il tuo potere della luce. Ma soprattutto, sento che fra noi c'è un legame di sangue. Deve essere così. Allora, Zelda, dimmi un po'. Poco fa hai detto che desideri ritornare alla tua epoca il più presto possibile. Sì. Nell'epoca da cui provengo sta succedendo qualcosa di atroce. Per questo devo tornare il prima possibile. Ma non so come fare. Non so nemmeno come diavolo ho fatto a ritrovarmi qui, in questa epoca. Ascolta, Zelda. Vedrai che troveremo una soluzione. Adesso però torna al castello con noi. Oh, no, io non... Ti presenteremo a tutti come una mia lontana parente. Non sarebbe una bugia, non trovi? Potrai anche cambiarti. Concediti un po' di tempo. Ti sarà d'aiuto. Vi ringrazio di cuore. Stavo pensando, Mineru potrebbe conoscere un modo per farti tornare nella tua epoca. Mineru, dite? Sì, nessuno conosce la cultura Zonau meglio di lei. Proprio come noi, anche lei possiede una gemma segreta. Dopotutto è mia sorella. Raga, quanta roba! Queste cose sono importantissime. Cioè, sono più importanti della trama che abbiamo fatto fino ad adesso. Cioè, abbiamo capito che Zelda è tornata indietro nel tempo quando si è risvegliato Ganon. Cioè, più importante di questo? Che cosa c'è? Ragazzi, ha di una importanza devastante, devastante proprio. Facciamo così, nel prossimo episodio, dato che sarà un episodio di trama, ci andiamo a vedere un altro paio. Ma noi dobbiamo continuare qui. Zelda indietro nel tempo. Quindi la Zelda che vediamo noi, chi cavolo è? A parte che dalle parole di Dorefan è una Zelda cattiva, dato che gli ha izzato contro il mostro Melma. Quindi o è una proiezione malvagia, tipo un'illusione di Ganon sotto forma di Zelda. Magari si è divisa, c'è una parte cattiva di Zelda e la parte che conosciamo è tornata indietro nel tempo. Vai, facciamoci sto sacrario, raga. E avviciniamoci, non lo so. Dobbiamo trovare uno stallaggio. Quindi non è manco così difficile da trovare, dato che c'è la capa di cavallo. Mezzi improvvisati, sacrario di Runakita. Dobbiamo portare la palla qui. Dobbiamo fare un bel giretto. Ok, qua i binari penso che vada liscia liscia. Anche lì. Lì però il binario è uno, quindi sarà un po' più difficile. Forse abbiamo trovato un sacrario abbastanza semplice. E fin qua ci siamo. Ah. No, in realtà è semplice anche questo, sapete? Basta fare così. La maniera più brutta possibile ho messo. E poi fai cadere così. Vai. Ti spingo. Se la mettessi dritta forse sarebbe stato più bello, però ha funzionato. Ce l'ho fatta. Devo metterla più precisa possibile, perché sennò Link è un cretino di quelli colossali.
Ma cosa volete da me? No, non la voglio quella cassa, farà schifo. Forse è un'idea che potrebbe funzionare, vediamo subito. Ah no, ok, questa ritorna praticamente indietro. Fermo, fermo. Ok. Raga, sono un genio. Sono un fottuto genio. Godo. Che brutta mossa, raga. Grazie, Link, grazie. Finalmente. Un po' sbilenca la piattaforma, ma ce l'abbiamo fatta. Arco golem rinforzato, più 3. Ci sta, ma fa schifo comunque. Perfetto. Ci abbiamo messo più tempo a prendere la cassa che a fare questo enigma con la palla. Come al solito qua piove e noi dobbiamo cercare uno stallaggio. Quindi ci dobbiamo mettere da qualche parte. Quello l'abbiamo già fatto, vero? Sì. Dobbiamo metterci da qualche parte sopraelevata per vedere. Se solo non piovesse, capì? Sarebbe tutto più semplice vedere. Lì ci abbiamo un altro di sacrari. Si vede una ceppa di niente. Quello mi sa che è il villaggio degli uccelli, giusto? Direzione? Sì. Dovrebbe essere quello. Secondo me non ci arriviamo dall'altra parte, ma ve lo dico. Ve lo sottoscrivo. Penso che moriremo. Anche perché sta piovendo. Non ce la faccio più. Oh, ha smesso di piovere, non ci sto credendo. C'è speranza di sopravvivenza, c'è speranza di sopravvivenza. Voi mi direte a sto punto che sei qua, fatti la missione degli uccelli della storia. Sì, potrei farlo. Però voglio fare lo stesso giro che ho fatto in Breath of the Wild. E come secondo popolo ho fatto quello del vulcano, quindi faremo comunque quello, anche se siamo qui. Accappamentino? Sasso Rock? Sì, Sasso Rock. Volo. Salve. Tutto bene? Shottato. Shottato. Shottato pure a te. Shottatissimo. Deconstrutto. Tu muori adesso? No. Ora muori. Ragazzi? Madonna mia. Ma perché? Perché in questo momento proprio? La luna rossa non è mattina? Ah, ok. Ma perché? Quando il bagliore della il bagliore del Sorat. Ma muore spawn quindi il Sassorock? Sì. Ciao. Corri, 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 corri. Gazzetta quadrifoglia. Raga, l'abbiamo trovato. Eccolo, eccolo. La direttrice Trifoglia è impegnata a organizzare le indagini sulla principessa Zelda. Se sei qui per parlare con noi della redazione, devi rivolgerti a me. Io sono l'ala destra di Trifoglia. Ah, sei tu, sono felice di vederti. Deve essere stato un bel viaggetto venire fin qui dal forte di guardia. Sono sorpreso che tu sia riuscito a trovare la redazione così velocemente. Insomma, ci abbiamo messo un bel po'. Trifoglia ha comprato questo posto imbrogliando il precedente proprietario. Meno male che lo dicono. Dall'esterno sembra un comune stallaggio, così tutti ci ignorano. Devi essere un bravo osservatore. Che ne dici? Metto una buona parola con Trifoglia per te? Potremmo lavorare insieme per fare luce sulla verità. Chiudi il becco. Ah, è proprio lei. Pensavo fosse dietro le quinte. Senti un po', Pen, non ti avevo detto di fare silenzio mentre sono occupata? E poi guarda che ho comprato questo posto in perfetto accordo col vecchio proprietario. Diciamolo. La vuoi smettere di dire in giro che ho truffato qualcuno? Scusami, c'è un ragazzo qui che vorrebbe diventare reporter e così... Vorrebbe lavorare con noi? In realtà no, però... Parliamone. Ora che ti guardo, mi sembri Scusa, Pen... Potresti lasciarci un attimo soli? Perché non mi racconti tutta la storia? Link, puoi non crederci, ma sono la direttrice della Gazzetta Quadrifoglia.
Va da sé che conosco tutte le personalità di spicco qui intorno, inoltre anche Pruna ci ha chiesto di cercare la principessa. Allora dimmi, cosa ti ha portato qui? Bla 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 bla. Capisco, quindi è per questo che studi questi fenomeni, per trovare degli indizi che ci portino alla principessa Zelda. In realtà abbiamo poco fa visto un ricordo molto importante che dovrebbe già darci tanti indizi. Hai fatto benissimo a venire da noi. Sappi che abbiamo raccolto indizi sparsi per tutto il mondo. Alcuni sembrano portare a una figura che assomiglia alla principessa Zelda. Infatti stavo proprio per chiedere a Penny di andare a investigare. Vorrei anche evitare che la notizia si diffonda, per questo non ho detto nulla a Penny su di te, Link. Se ti va, perché non accompagni nelle perché non lo accompagni nelle ricerche? Sta giusto cercando un aiuto reporter. Dammi un secondo, devo solo prendere un piccolo incentivo dal retro. Mi danno un'armatura nuova. Ta-da! Sarà ricompensato con il completo anfibio che permette di aggrapparsi alle pareti umide senza scivolare. Me la voglio tatuare qua. E sarò soddisfatta della tua collaborazione con Penny, il completo sarà tutto tuo. Niente male, eh? Beh, non puoi non accettare. Puoi rientrare adesso, Penny. A partire da oggi questo ragazzo sarà il tuo aiuto reporter. Beh, se la direttrice Trifoglio in persona ti considera degno, allora non mi ero sbagliato sul tuo conto. Allora, Penny, innanzitutto dovrete andare a raccogliere informazioni negli stallaggi. Ho saltato, mannaggia a me. E quindi sono ancora ricchi di informazioni, mettetevi al lavoro. Sulle tracce di Zelda, sfida secondaria. Posso rubare? Ah, ok, in generale dobbiamo solo visitare tutti gli stallaggi possibili e immaginabili. Allora andiamo in quelli che abbiamo trovato le fate, subito. Aspetta però. Ho bisogno di trovare il sacrario. Così abbiamo il TP qua e possiamo tornare. Vado a sbloccare il sacrario un attimo, raga, e poi andiamo a vedere le fate. Non lo faccio il sacrario, perché voglio andare di fretta. Sono troppo curioso. Bello spinato qua, eh. Dobbiamo dar fuoco alle spine, possibilmente. Sì, grazie. Vorrei accedere al mio sacrario. Grazie, grazie, grazie. Lo attiviamo un attimo, raga. Andiamo subito a vedere gli stallaggi dove sono le fate. Allora, vediamo subito di trovare Penny, se c'è qui. Perché noi dobbiamo convincere... è già lì, Penny, è già lì. È subito qui. Guarda. Noi dobbiamo far suonare questa band... là sopra, perché lì c'è la fata. Potreste raccontarmi qualcos'altro di quella notte in cui la fata radiosa si è data la macchia? Ma certo, credo che sia successo poco dopo il tempo del cataclisma. Un giorno all'altro la fata radiosa è scomparsa, eravamo preoccupati, così siamo andati a cercarla. Ed ecco che c'è stato quell'incidente. Una storia proprio brutta. Tutto ad un tratto, una ragazza dai capelli biondi è balzata davanti a noi. Il cavallo si è spaventato e se l'è data a gambe. Ma la sorte peggiore è capitata a quello che consideriamo a tutti gli effetti un altro membro dell'orchestra. Al carro? Le ruote del nostro prezioso brillante si sono rotte. Una tragedia immane, ti dico. Senza il carro non abbiamo modo di trasportare gli strumenti. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Ma da allora la fata radiosa si è spaventata ed è rimasta chiusa nel suo bocciolo. Sono sicuro che quella donna le abbia fatto qualcosa. Non ho il minimo dubbio. Una persona che va via così senza nemmeno scusarsi con noi non può essere una poco di buono. Qualsiasi sia la ragione che ha spinto la fata radiosa a nascondersi, volevamo esibirci per tirarla un po' su di morale. Let's go. Per trasportare gli strumenti ci serve il nostro brillante, ma diciamo che non è proprio in buone condizioni. E avete parlato di una ragazza dai capelli biondi. E se fosse... principessa Zelda. Oh, ciao Saputello, non mi ero accorto di te. Capiti proprio a cuculo. Scusa la fretta, ma abbiamo del lavoro da fare. Questi musicisti dicono che la fata radiosa che vive nei pressi di questo stallaggio si è nascosta nel suo bocciolo. E sembra che sia coinvolta anche una certa ragazza dai capelli biondi. Mi chiedo se questa ragazza possa essere la principessa Zelda. Ma ovviamente non posso mica andare in stampa con le notizie non confermate. Andiamo a sentire la fata radiosa. Andiamo.
È il carro, l'abbiamo già riparato. Easy peasy proprio. Ma basta un cavallo qualsiasi allora. Aspettate che c'ho il mio Asdrubale. Guarda qua, grazie per aver atteso. Visto che sei qui vorresti equipaggiare il cavallo che stai usando con la bardatura, diamogli la bardatura. Perfetto. Perché dobbiamo trainare il carro. Quanto è bello Asdrubalino, guardalo. Vorrei attaccarlo nella maniera più normale possibile, ok. Madonna, che goduria, raga. Mazza, Asdrubalino che trasporta un carico e tre persone. Sa sizza quanto è forte Asdrubalino. Maestro, è il momento di prepararci per la nostra esibizione. Mi raccomando, voglio un'esecuzione bella intensa per la nostra fata radiosa. Super Mario. Guarda, vuoi là? La fata radiosa si è rivelata. Sì, ha un aspetto così radioso. Pen, sei tu? Sì. Beh, possiamo interrogare la fata su Zelda. Ce l'hai fatta, partner? Ho visto che il bocciolo si è schiuso e mi sono precipitato qui. Dunque, è lei la fata radiosa. Ho sentito questa melodia armoniosa e non ho potuto restare ancora nascosta. Ma ciò che vedo dinanzi a me è ben diverso da quanto mi aveva raccontato la principessa Zelda. Mi ha detto che il mondo è stato avvolto dal miasma e si è riempito di mostri, ecco perché mi ero nascosta. Ma ora che ci penso, quando parlavo con quella Zelda ho sentito una sensazione molto sgradevole. Era notte fonda e non sono riuscita a vedere bene il suo volto. In effetti poteva anche trattarsi di un'altra persona. Assomigliava molto alla principessa Zelda, ma non era lei, eh? Che sorti legge a me questo? Il mistero si infittisce. Ma il fatto che la fata radiosa si sia risvegliata è già di per sé una notizia sensazionale. Devo subito scrivere un articolo al riguardo. Oh, è vero, questa è la tua prima inchiesta, Saputello? E guarda che risultati che hai ottenuto direttamente al primo colpo. Sono davvero orgoglioso, sai? Tieni, te la sei meritata. Oh, 50 rupie! Godo! Con il procedere dell'inchiesta la tua paga base aumenterà e potrai anche ottenere dei bonus. Continua così, Saputello. Volerò subito alla sede del giornale per scrivere questo articolo. Ok. Ciao, Pen. Ciao, Pen. Caro viandante, grazie per averci aiutato ad arrivare fin qui. Ora come ora siamo solo in due, ma sento che rimetteremo in piedi l'orchestra. Ora è tutto deciso, dobbiamo occuparci dei preparativi, Viola. Andiamo a cercare le fate radiose che si sono ancora risvegliate. Perfetto. E noi sappiamo dov'è la seconda anche. Fammi potenziare. Sono quattro sorelle, non sono più tre. Mazzarola. Vicino allo stallaggio delle terre di Ebra. Ah, me le indica lei. Allora, easy peasy. Perfezione, perfezione, raga, semplicissimo. Allora, corno di Boblin. Queste non posso potenziarle, non perché mi manca la spada cioffo. Occhio octo, minchia, ci manca un po' di roba. Però potenziamoci quella di Zora, va? E potenziamoci anche tutto quello che abbiamo addosso, ce lo potenziamo, raga. Ok, siamo un po' più resistenti. Ciao bella. Ok, raga, ci siamo potenziati abbastanza, sinceramente. Abbiamo i pantaloni e siamo pronti. Allora ragazzi, siccome le fate radiose ci vengono indicate sulla mappa, direi che chiudiamo qui questo episodio. Perché volevo andare a sbloccare anche l'altra che avevo trovato, ma penso sia inutile. Anche perché le altre due adesso sappiamo dove sono. Molto molto semplice. E ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio, dove andiamo al popolo del vulcano per vedere di continuare la trama. E magari negli episodi di trama, ragazzi, ci andiamo a vedere anche i geroglifici, perché
ci danno dei ricordi molto importanti, anzi forse più importanti della trama stessa, perché quella è la trama. Ci vediamo al prossimo video.